Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel giardino dei frati minori cappuccini con il testo di Padre Marcellino di Senzaniro che ci fa riflettere su alcuni fatti che accadevano qui in convento. Ecco, proprio quando Padre Pio mostrava un basso concetto di se stesso. E si può capire anche il disagio di chi ascoltava dalla sua bocca delle espressioni di dispregio, ecco, verso se stesso. Infatti il dottor Ernesto Paita osserva: Padre Pio ha sempre considerato se stesso come un povero peccatore di fronte a Dio, per un profondo senso di umiltà, fondato sulla conoscenza dei limiti e del nulla della creatura umana. Questa umiltà sostanziale che si era corroborata coi decenni di preghiera continua, spiega come tutto il mondo di grandi e piccoli personaggi che girava continuamente intorno a lui non sia mai stato motivo di vanità e di lusinga. E questa umiltà sostanziale che si era corroborata con i decenni di preghiera continua spiega come tutto il mondo di grandi e piccoli personaggi che girava continuamente intorno a lui non sia mai stato motivo di vanità e di lusinga. Padre Tarcisio Zullo racconta: io stesso una volta, afferrandolo per l'abito, gli dissi: Padre spirituale, quanta gloria riceve San Francesco dalla sua persona. E Padre Pio, subito con le lacrime agli occhi, gli disse: mi fa meraviglia come esso mi resti ancora addosso e non se ne scappi lontano da me. Oppure, che non si considerava degno di indossare il saio francescano, ce lo dice anche un suo confratello, Padre Alberto. Quando si sentiva lodato, diceva: non mi conoscete, non mi conoscete, io sono un peccatore, non sono degno di portare l'abito di San Francesco, non so come il Signore mi sopporta. Un parroco di Roma, presente a San Giovanni Rotondo per l'anniversario del suo sacerdozio, riferisce a chi gli faceva gli auguri e le congratulazioni. Lui diceva: sono 54 anni, era il 10 agosto del 1964, sono 54 anni di indegnità. Padre Mariano Palladino scrive: quando veniva l'arcivescovo di Manfredonia, Cesarano, Padre Pio si inginocchiava, gli baciava la mano e alla fine del colloquio chiedeva la benedizione. Un giorno Monsignore rimase a pranzo, dando il braccio a Padre Pio, così percorrendo il corridoio del convento, e disse: è una vera consolazione che tante anime ritornino a Dio per lei, Padre Pio. Era stato quello, infatti, un giorno di particolare affluenza di fedeli. Padre Pio, quasi piangendo, disse: ed io invece sempre più me ne allontano. Padre Fortunato di Marzio, un giorno ricevetti una lettera da una persona nota al padre, la quale chiedeva una benedizione per il gruppo di preghiera. Allora, recatomi da lui, Padre Pio me l'accordò subito. Poi, pensando di fargli una cosa gradita, gli manifestai anche la grande stima, della medesima persona, quindi anche i vivi ringraziamenti per lo sviluppo dei gruppi di preghiera e delle opere ottenuto mediante il suo aiuto, le sue preghiere. Padre Pio, dopo avermi ascoltato per alcuni secondi, mi interruppe immediatamente, disse: ma che dici? Ma che dici? Scrivi allora che ringrazi Dio perché solo Lui merita lode. Io sono un povero peccatore.